Buonasera a tutti compagni. Mi dicono che ho una quindicina di minuti, questo libro ha aspettato 75 anni per essere riscoperto, dunque non dirò tutto, dovrete comprarlo e leggerlo. O venire almeno a una delle presentazioni che stiamo facendo, peraltro molto interessanti in giro per l'Italia. Come è già stato detto da Antonio poco fa, per noi discutere la rivoluzione d'ottobre significa fare un lavoro di vero e proprio scavo. Noi dobbiamo disseppellire la verità storica sulla rivoluzione russa per presentarla per quello che realmente fu e non per quello che è stata dipinta in questi 100 anni, non da tutti ma dalla stragrande maggioranza degli storici, dei cosiddetti intellettuali che ne hanno parlato o che ne parlano anche in questi giorni. È vero che non facciamo una celebrazione da museo, però viva Dio stiamo festeggiando, stiamo celebrando un avvenimento che fu veramente senza precedenti nella storia. Il fatto che per la prima volta l'operaio, il contadino, il soldato, il manovale, l'oppresso, l'analfabeta potesse esprimere la propria volontà, eleggere, scegliere i propri rappresentanti, non in un Parlamento come quello che eleggeremo la primavera prossima, che sarà esattamente identico a quello che abbiamo adesso, ma in organismi che rappresentavano davvero il potere degli oppressi, la loro volontà di cambiare la società, di prendere sotto il loro controllo tutti gli aspetti della loro vita. Ecco, questo è un fatto che noi dobbiamo effettivamente festeggiare e celebrare, ma è stato realmente sepolto da questa identificazione che ha avuto l'interesse convergente dello stalinismo, della burocrazia e della borghesia in tutto il mondo, di identificare la rivoluzione d'ottobre con un regime totalitario, con un regime sfigurato, con un regime autoritario, con i campi di prigionia, con le epurazioni, con i processi di cui dopo dirò qualcosa, e via contro i dissidenti, contro gli oppositori e via di seguito. E questo lavoro che abbiamo intrapreso, che ha intrapreso innanzitutto il compagno Alan Woods, che è qua con noi oggi, è stato pertanto un effettivo compito di una importante battaglia politica che la nostra organizzazione conduce in tutto il mondo, perché siamo molto contenti di dire che il libro è uscito poco più di un anno fa in inglese e quest'anno si sta pubblicando, anzi si è pubblicata la nostra edizione, ma si sta pubblicando in spagnolo, in portoghese, in francese e mi starò dimenticando sicuramente qualcun altro. E per cui è una battaglia che vogliamo condurre a livello internazionale. Per dire cosa? Ripeto, non ho tantissimo tempo. Per ricordare e spiegare e capire su che cosa il regime che si consolidò in Unione Sovietica, diciamo dalla metà degli anni 20 in poi, contraddiceva le premesse della rivoluzione d'ottobre. Il regime stalinista sostituì innanzitutto al potere operaio l'arbitrio della burocrazia e l'autocrazia della burocrazia. Quei soviet, quei consigli operai, quella democrazia operaia che era stata il marchio dell'ottobre viene spazzata via, svuotata di ogni reale contenuto e trasformata in un apparato oppressivo che si eleva al di sopra delle masse e le opprime e le calpesta. Lo stalinismo sostituisce, e questo è un punto fondamentale che noi dobbiamo assorbire, alla prospettiva internazionalista della rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre, nelle sue premesse, nel suo primo decreto, nelle premesse gettate per 20 anni prima, si considerava l'inizio di una rivoluzione mondiale, o almeno diciamo internazionale, e lo stalinismo, sotto la penna per così dire di Stalin nel 1924, teorizzò e soprattutto praticò la teoria del socialismo in un paese solo. Che non era solamente una teoria, ma che come poi si capì e come avvertì proprio Trotsky pochi anni dopo, la teoria del socialismo in un paese solo significa nessuna rivoluzione in altri paesi e significa che tutti i partiti comunisti che erano nati nel mondo sotto la spinta della rivoluzione d'ottobre degenereranno su linee nazionaliste e sioviniste. Guardate oggi, ma guardiamo anche nei decenni scorsi, cosa sono diventati quei partiti
che erano nati con la bandiera dell'internazionalismo e che oggi rivendicano magari la sovranità nazionale sulla moneta o altra moneta di questo genere, per capire quanto in basso ha portato questa teoria, fino al punto naturalmente che fu lo stesso Stalin a sciogliere l'impero, l'internazionale comunista, nel 1943, quando per la verità era già morta da molti anni come organizzazione rivoluzionaria e come strumento della classe operaria. E infine, lo stalinismo significò la rinascita in Unione Sovietica di una nuova forma di stratificazione sociale, di differenziazione sociale. La burocrazia sovietica non era solo una casta oppressiva che monopolizzava il potere, era una casta privilegiata che nel giro di qualche decennio si trasformò in quell'elite che non solamente riceveva emolumenti che andavano molto al di sopra del salario operaio, che era la parola d'ordine dell'ottobre, ma che acquistava nei negozi speciali riservati ai burocrati, andava in vacanza nelle ville speciali riservate ai burocrati e viveva in una sfera separata di privilegio, ovviamente difeso con le unghie e coi denti, fino al punto che quando poi il sistema entrò, diciamo, in un impasse, in un vicolo cieco, per pur di difendere quel privilegio, questa burocrazia fu disposta nella grandissima maggioranza ad aprire la strada a una restaurazione del capitalismo. E anche qui ci ricordiamo, ci deve colpire quanto furono profetiche le parole di Trotsky l'ultima volta che parlò, nel 1927, nel comitato centrale del partito bolscevico, del partito comunista, subito prima di esserne espulso e poi mandato in esilio, quando nel suo ultimo intervento in mezzo ai boati, ai fischi, degli scagnozzi della burocrazia, disse: dietro il burocrate noi vediamo ritornare la borghesia. E questo è quello che è successo in Unione Sovietica, in Cina, in Europa orientale e in tutti i paesi che si ispiravano al modello staliniano in una maniera o nell'altra. Pertanto questo lavoro che è stato compiuto non è stato soltanto ridare giustizia a un libro che, non vi racconto la storia, è scritta dentro il libro, nella premessa, nell'introduzione, che era stato sfigurato, che era stato mutilato e non era stato pubblicato, non rispettava veramente il pensiero del suo autore, ma è anche uno strumento per capire questa nostra battaglia, perché è chiaro, credo che sia chiaro a tutti noi, ma dovrà esserlo a molti più di quelli che siamo qui oggi, che nessun movimento rivoluzionario e comunista può essere ricostruito né nel nostro paese né in nessuna parte del mondo se non avendo la massima chiarezza su quello che è stata l'esperienza della rivoluzione d'ottobre e dello stalinismo. Nel 1924, quando Stalin andava consolidando il suo potere, pubblicò un testo che era una specie di, come potrei definire, una ringa, diciamo, contro le posizioni di Trotsky, e indicò come il compito che si poneva al partito, cioè al suo apparato, cioè alla sua burocrazia, Stalin disse: dobbiamo annientare il trotskismo come corrente ideologica. E per la verità non lo annientarono come corrente ideologica, lo annientarono fisicamente. L'opposizione di sinistra, che raggruppava tutti i migliori quadri del partito bolscevico e dell'internazionale comunista, perché se noi andiamo a vedere chi furono i fondatori dei partiti comunisti, i migliori quadri che fondarono i partiti comunisti nel 19, 20, 21, 10 anni dopo, dove erano quasi tutti espulsi, scomunicati e estromessi dai partiti che loro stessi avevano fondato, e l'Unione Sovietica, in un crescendo che culminò nei processi di Mosca nel 1936, 37, 38, quando tutta la vecchia guardia, l'80% di fatto della generazione rivoluzionaria e anche una gran parte della generazione post-rivoluzionaria, cioè quelli che si erano appunto risvegliati nella rivoluzione d'ottobre, avevano combattuto per la Russia sovietica nella guerra civile, nei primi anni del potere sovietico, vennero accusati in processi farseschi, in processi che erano i processi alle streghe in pieno XX secolo, basati sulle confessioni estorte, con ricatto, con le minacce, con le torture, accusati
di essere spie naziste, spie straniere, sabotatori, assassini, avvelenatori e quant'altro. Così venne raggiunta la cosiddetta sconfitta dell'opposizione di sinistra e del trotskismo in Unione Sovietica. Ora, noi però siamo qua, e dunque quella sconfitta non è stata una sconfitta definitiva. 75 anni dopo sono le idee dello stalinismo a essere sconfitte. Si ritrovano in conventicole a dire porcherie, mi stanno dicendo anche in questi giorni, qualcuno di voi avrà visto, ma non perdiamo tempo, non fatemi dire francesismi. Si ritrovano in conventicole, non hanno quelle idee nessuna possibilità di giocare un vero ruolo in un movimento di massa, in un movimento che veramente aspiri al cambiamento della società. E lo si vede, tra parentesi, anche nella reazione che queste avanzi, cascami dello stalinismo hanno, per esempio, rispetto a avvenimenti come quelli della Catalogna, di cui si accennava poco fa. Allora, questo lavoro, vado verso la conclusione perché non voglio andare oltre il tempo assegnato, ci aiuta a fare chiarezza e a comprendere. Non è un libro che parla dell'Unione Sovietica in quanto tale. Compagni, devo prendere almeno due libri se vogliono sapere quello che pensava Trotsky sull'URSS, perché devo prendere e leggere anche La rivoluzione tradita, che è uno studio, diciamo, sistematico della natura di quel regime, del suo fondamento e quant'altro. Però questa biografia di Stalin, che rimarrà ovviamente per sempre incompiuta, ma almeno è disponibile, diciamo, tutto quello che era disponibile è stato pubblicato, ci aiuta a entrare in un punto per noi fondamentale, che è il ruolo del fattore soggettivo nel bene e nel male. Noi non siamo fatalisti, noi non siamo meccanicisti, noi non siamo di quelli che dicono la storia doveva andare così, è andata così e poteva solamente andare così, perché sennò potremmo andare tutti a casa, tanto gli avvenimenti si compierebbero senza di noi. È esattamente il contrario. E seppure è vero che narrando e spiegando in termini marxisti e materialisti il ruolo di Stalin, il ruolo della burocrazia nel consolidare quel regime, in questa gigantesca falsificazione che noi dobbiamo saper smontare, dopo altri compagni parleranno meglio di me, c'è un libro, permettetemi l'aggettivo, immortale, che parla della rivoluzione russa, che sono i 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed. E in quel libro si vede chi furono i dirigenti della rivoluzione d'ottobre. Nel libro di John Reed i protagonisti sono le masse, sono gli operai, sono i contadini, sono i soldati. Ma quando si parla delle singole figure, in quel libro si parla di Lenin, di Trotsky, un pochino di Kamenev. Stalin non è citato neanche una volta, è citato una volta alla fine dell'elenco dei commissari del popolo del primo governo. Quando uscì quel libro, Lenin scrisse una breve premessa nel 1918 in cui disse: questo libro deve essere tradotto in tutte le lingue del mondo, perché qui si capisce cos'è stata la rivoluzione d'ottobre, che cos'è veramente il potere sovietico e la dittatura del proletariato, cioè non un regime totalitario ma un regime in cui è massimo il protagonismo della massa. Bene, meno di 10 anni dopo quel libro veniva attaccato frontalmente proprio da Stalin, che lo definiva un libro basato su come si dice, su pettegolezzi degli intellettuali piccolo borghesi, e 10 anni dopo era un libro proibito in Unione Sovietica. Basterebbero questi due estremi, l'opinione di Lenin e quella di Stalin, per fare giustizia a tutta la leggenda fasulla di Stalin come dirigente della rivoluzione d'ottobre. E noi dobbiamo fare questa battaglia per la verità storica, ma anche per la nostra stessa formazione. L'ultima cosa che voglio dire è proprio questa: quel libro appunto parla ovviamente di una sconfitta della nostra classe, di una sconfitta che ci è costata decenni a noi e soprattutto a chi è venuto prima di noi, decenni di dura battaglia di resistenza per mantenere acceso questo filo. Però i compagni che lo leggeranno, e sicuramente saranno tutti presenti molti altri, vedranno anche che è un libro che è un viaggio nella storia del partito più rivoluzionario che sia mai esistito, fino ad oggi perlomeno, in questo pianeta, perché naturalmente ripercorre tutta la storia di una generazione che poi era anche quella di Trotsky, cioè quelli che avevano iniziato a militare sotto lo zarismo alla fine dell'Ottocento e che nel giro di 20 anni
avevano maturato la loro scelta ed erano tutti giovani e giovanissimi, come molti dei compagni che ci sono qua, perché nel partito bolscevico si entrava a 20, a 19, 18, 17, 16 e 15 anni, non c'era un limite minimo di età per aderire, e che fecero questa scelta e che attraverso quei 20 anni di battaglie per il partito e anche nel partito, degli scontri, delle polemiche, delle divisioni teoriche e politiche, arrivarono a poter giocare quel ruolo nelle giornate di ottobre che oggi ricordiamo. Altro che il partito monolitico che segue, come diciamo, un'orchestra sotto la bacchetta del direttore che segue le indicazioni del capo geniale infallibile. Questo è il tipo di partito che noi stiamo costruendo, o se preferite ricostruendo, e questo libro ci aiuta anche a capire di che cosa si tratta, qual è la nostra impresa e quella che può permettere nei momenti come quelli che si stanno preparando di unire davvero quello che è il movimento inconsapevole, il movimento incosciente della massa con la consapevolezza che la teoria, la battaglia politica, la battaglia teorica può dare in quella che Trotsky definì nella sua autobiografia la rivoluzione come una frenetica ispirazione della storia, in cui l'inconscio e il conscio si uniscono a mutare la realtà. Grazie.